Si sono affrontati in campionato, sono andati vicini ad incontrarsi nello scorso Beppe Viola. Ora è giunto il momento della resa dei conti. Ottavio contro Grifone Monteverde. I biancazzurri, finalisti uscenti, con la voglia di sorprendere ancora. I rossoblu, con la volontà di continuare a sognare, vendendo sempre gara alla pelle. Dal Vigor Sporting Center di Viale Grotta di Gregna, benvenuti allo spettacolo del Beppe Viola da parte di Matteo Lanzi e Valerio Bertolelli. Riparte l'Ottavia, che prova a fraseggiare e venire bene fuori con le proprie individualità. Ora c'è un lancio lungo interessato a cercare Ficerà, che ha spazio. Ficerà è tutto portato del portiere, uscita alla disperata di Bibò sul pallone, però regolare. Grande scelta di tempo da parte dell'estremo difensore del Grifone. Ficerà che scappa adesso via sulla destra, arriva al traversone dietro a cercare Bomboni, che di testa per poco non trova la diversione vincente che avrebbe portato in vantaggio l'Ottavia. Tiro da fuori dell'Ottavia, che impegna discretamente il numero uno avversario, Leonardo Bibò, e poi un compagno sulla sinistra, anzi no, perché c'è il ritorno nella difesa dell'Ottavia, e poi si complica la vita da sola, possibilità clamorosa per Luberti di calciare in porta, Luberti sul destro, e arriva il vantaggio del Grifone Monteverde, pasticcio clamoroso nella difesa dell'Ottavia, che regala il pallone a Francesco Luberti, il quale poi da due passi può facilmente controllare la sfera e battere in rete, superando l'estremo difensore avversario, Alessandro Vacaru. Quindi 1-0 per il Grifone, la firma è di Luberti, Valerio. Lancio lungo dell'Ottavia a cercare Pomponi, di posizione regolare, Pomponi contro la sfera e arriva il pareggio dell'Ottavia all'improvviso, l'ha pareggiata la formazione bianca-azzurra su questo lancio lungo dalla destra a favorire l'intervento di Pomponi, che con uno stop, che poi in realtà è a metà tra uno stop e un tiro, ha superato l'estremo difensore avversario Bibò, e quindi l'Ottavia fa 1-1 e la pareggia così all'improvviso, perché questo poi è il bello del Beppe Viola. Ma il Grifone non ci sta, prova subito a tornare avanti, una conclusione da fuori che mette in difficoltà l'estremo difensore avversario Vacaru. Quando arrivano anche le prime formazioni ufficiali di Romulia Tor di Quinto, le fatte pallone dentro per Pomponi, che di testa colpisce un clamoroso palo vicinissimo all'Ottavia al gol del 2-1 su questo cross proveniente dalla destra. Pomponi di testa ancorato benissimo, schiacciando la sfera verso la porta avversaria, ma la palla è stata rimbalzata dal palo, cerca e trova ancora Pietro Marchi, può anche calciare il capitano, prova adesso la conclusione, tiro però velletario e bloccato in due tempi da parte di Vacaru. Si ripartirà con una punizione per il Grifone dal lato destro d'attacco, pallone dentro cercando una spizzata aerea, palla arriva verso Ferruzzi, si gira in porta e chiama subito la risposta il neo entrato Davide Fraraccio, e quindi riparte l'Ottavia. Lancio lungo a cercare ancora Pomponi, posizione regolare, Pomponi alla palla sul destro, Pomponi prova la conclusione ma c'è l'intervento importantissimo in scivola dalla parte del neo entrato Lorenzo Lupini. Alla fine ne esce così così l'Ottavia, e arriva il 2-1 dell'Ottavia, clamoroso il 2-1 dell'Ottavia, erroraccio da parte del numero 1 Leonardo Bibò, che valuta malissimo il tentativo dalla lunga distanza da parte di Alessio Laureti e lascia la palla lì dove la corrente Matteo Rovecchio può portare il pallone sul sinistro e calciare in porta la rete, il pallone che vale la rete del 2-1, vantaggio Ottavia in il modo più clamoroso forse, Valerio. Prima il triplice fischio del direttore di gara, finisce così 2-1 Ottavia contro il Grifone Monteverde della squadra di Lorenzetti, passa ai quarti di finale dove affronterà la vincente tra Romulia e Tor di Quinto, un match strano e molto particolare, deciso un po' dagli errori dei portieri, un po' dalla fortuna, ma sicuramente una sfida affascinante come tutte quelle del Beppe Viola, Valerio. Sì, inizialmente la sfida era stata molto equilibrata, l'arbitro aveva spezzettato un po' troppo il ritmo di gioco, mentre l'Ottavia poi nel secondo tempo è riuscita a salire in cattedra, ad aumentare il ritmo, a spingere di più rispetto al Grifone Monteverde, e così è riuscita a portare a casa la vittoria.